Ciao ragazze, bentrovate e benvenuti in questo nuovo vlog speciale. Perché speciale? Perché oggi andremo a dormire in un bosco e ci sveglieremo in un castello. Cioè, che cosa significa questo? Significa che andremo a dormire in un posto speciale che è nei pressi del castello di Acquafredda. Non so se sapete la storia del castello di Acquafredda. Musica di Super Quark, dov'è? Non la trovo, vabbè. Il castello di Acquafredda ci abitava il Conte Ugolino. Il Conte Ugolino è proprio quello che è stato, di cui è stato, insomma, ne ha parlato Dante nell'inferno, ed è quello che ha mangiato le teste dei figli. Quindi è entrato nel girone dell'inferno e noi andiamo proprio in quel castello lì e dormiremo in tenda. Proprio nei boschi del Conte Ugolino. Quindi ho pensato, c'è una cosa così speciale che non potevo non condividerla con voi. E quindi adesso andiamo a, ovviamente poi la cosa meravigliosa è che sarà tutto buio, perché ovviamente non abbiamo luci, non abbiamo corrente, non abbiamo elettricità, non abbiamo niente, non possiamo fare fuochi perché non si può, ovviamente è un bosco, quindi assolutamente nessun fuoco. Quindi non so oggettivamente come verrà questo vlog, se ci vediamo oppure facciamo praticamente ASMR dove vedrete tutto buio e io che parlo e mi racconto. Non lo so, però ho pensato appunto di condividerlo con voi perché deve essere proprio una bellissima esperienza. E in più vedremo anche le stelle cadenti, quelle credo che non riusciremo a vederle insieme perché appunto. Non so neanche se vedrò io, comunque abbiamo preparato da mangiare a casa e volevamo ricreare un po' questa diciamo cena medievale con alcuni amici, e quindi abbiamo preparato, io mi sono occupata dei fagioli al pomodoro, insomma ci sono 48 gradi fuori, io cosa faccio? I fagioli al pomodoro, piccanti ovviamente. E poi ci saranno altre prelibatezze, tra cui ovviamente cosa si fa con i fagioli? La salsiccia, e ci saranno appunto altre cose, ma io mi sono dedicata ai fagioli che ragazzi mi piacciono tantissimo. E niente, sacco in spalla, ovviamente anche tenda e saccapelo perché dormiremo così. Io ho già preparato la mia piccolissima pochette modesta, non mi sono fatta un gran trucco perché chissà se riuscirò a struccarmi, non credo. E torneremo comunque domani mattina, quindi non lo so. Porto anche il costume perché forse faremo anche il bagno nel fiume, chi lo sa, una notte piena di cose da scoprire insieme, e andiamo, bando alle ciance, ciancio alle bande. Salsiccio alla piastra, guardate un po' qui, sfrigola, 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 sfrigola. Siamo arrivati. Questo è il bosco del castello del Conte Ugolino. Questo è il bosco. Noi dormiremo, mangeremo qui e dormiremo lì. Adesso facciamo un pezzettino a piedi, tanto poi dopo sarà talmente buio che non vedrete niente, quindi magari facciamo un pezzettino, ma io pensavo di venire qua su e insomma che ci sarebbe stato fresco, ma così non è. Anzi, adesso vi faccio vedere, guardate, vi faccio vedere la foto. Ecco, tipo noi adesso siamo qua giù e andremo qua a dormire. E questo è il castello. Che sarebbe lassù. Caldissimo. E lì c'è il congiunto. Congiunto? Impegnato. Cioè, ve ne rendete conto che questa è la strada che ha fatto il Conte Ugolino con i suoi cavalli, i cavalieri, cioè, ma queste cose. Sì, abbiamo appena iniziato la salita comunque, ma non andrò molto oltre perché è troppo caldo. Saliremo su di qua, poi ci sarà un tornante lì, e poi là c'è il castello, e lo faremo quando sarà un pochino più fresco, tanto abbiamo tutte le lampade e quindi faremo tutto al buio. Anche il montaggio della tenda e tutto, perché adesso fa troppo caldo per salire. E quindi speriamo, insomma, che giri un po' di aria. Sono le 8:30, infatti sta, insomma, sta calando il sole. E niente, bellissimo. Sentite tutte le cicale. Non vedo l'ora che diventi tutto buio, che così guardiamo le stelle cadenti.
Ieri era San Lorenzo, oggi è l'11 agosto, quindi è proprio il culmine delle stelle cadenti. È solo che il cielo è talmente umido il tempo che il cielo è un po' offuscato, quindi ho paura che non si vedano così tanto, ma io sono abbastanza fortunata, le vedo sempre, insomma ogni anno riesco a vederne almeno, insomma, 2 o 3 di stelle cadenti. Poi da quando sono qui in Sardegna, che il cielo è proprio nero 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 con le stelle, è più facile vederne, quindi ci punto tantissimo e vedrò tante stelle cadenti. Per questi c'ho le batterie di riserva. Mi sembra che sia 800 watt, boh. Se non iniziare a mangiare. Certo. E continua a mangiare, finita la carne. Sono i... Come che si chiamano questi? Oddio. Pane guttiao. Pane guttiao, piccolino, buonissimo. Birra, pizza, salsiccia. I miei fagioli sono finiti. Wow. Non state vedendo niente, ma io devo assolutamente... far vedere questa cosa, cioè è la mia prima esperienza con il frontalino, ecco, così mi vedete. Saliamo su, ve l'avevo detto, avevo anticipato che non si sarebbe visto niente, ma stiamo salendo e ho un frontalino, che emozione. Sudore di pino. Ci stiamo incamminando, Fabio saluta, tanto non si vede, guarda, noi siamo quelli piccolini là. Ah, te ti si vede, guarda, la sola pupilla persa ormai. Simon te l'attendo. Ti cerca un po' di aria. Sono qua. Sempre col frontalino. Non si vede. Si è messi qui, quello è il congiunto, e lì c'è il castello. Poi vabbè, domani mattina vi faccio vedere bene. Postazione tenda effettuata con successo. Ho messo il pigiamino nero della sera e è salita la nebbia, ragazze, cioè quello che vedete è tutta umidità. Cioè proprio no, siamo a dormire, poi domani mattina si vedrà meglio, ma praticamente proprio nel castello in tenda. E quindi domani mattina ci sveglieremo con un paesaggio meraviglioso, non vedo l'ora. E adesso è proprio tutto immerso nella nebbia, veramente sembra di essere in un'epoca medievale. E ho visto ben 5 stelline, ragazzi, 5 stelline che ne ho viste così cadenti, ovviamente ci sono 5 stelle cadenti, e ne ho viste talmente tante che mi sono scordata anche di fare di esprimere i desideri quando le ho viste. Ma si possono esprimere in ritardo i desideri? O no? Comunque 5 stelline, ragazzi, sono super soddisfatta. E adesso andiamo a dormire. Non vedo l'ora che sia domani mattina per farvi vedere un po' tutto il paesaggio. Buonanotte. Buongiorno, vi faccio vedere come è fuori. Allora, noi abbiamo dormito qui, lì c'è il congiunto, siamo tutti un po' rintronati, e così è il castello, bellissimo. C'è quella tutta l'umidità in nebbia. Bello, se fosse, il cielo fosse libero si vedrebbe ancora meglio, però anche il fatto che ci siano nuvole rende tutto così speciale. Indy è ancora qui con noi, questo bugno in mezzo alla testa, non poteva perdersi questa esperienza, ovviamente. L'ho chiamato Indy perché siamo un indiano adesso con questo brufolo in mezzo alla testa, ma vabbè. E lì è il castello, proprio diciamo la vecchia, insomma, zona dove c'erano le camere da letto. Oddio, così morì in un vlog al castello, non in diretta però. Sì, ragazzi, sono un po' rintronata perché insomma abbiamo sempre dormito fuori. Non ci speravo fosse fresco, ma il fresco non c'è stato, e quindi ogni tot mi risvegliavo. Però
comunque quando, anche quando ti svegli, perché fa caldo, cioè, ti svegli che sei qui. Tutto è un'altra cosa, quelle sì sono le nostre cose, perché sì, ci siamo portati il cuscino anche per dormire in tenda al castello, perché voglio dire, dobbiamo sempre cercare di dormire al meglio, sono comunque una contessa, no? E noi siamo proprio qui, sulla torre di cisterna, che è praticamente dove tenevano l'acqua, dove c'era il secondo livello difensivo del castello, come c'è scritto qui. E prima era così, aspetta che mi sposto, era così, con tutta insomma la parte difensiva. Adesso ovviamente sono caduti alcuni pezzi e sotto di noi, sotto i piedi, c'è questa parte qui dove c'erano le cisterne. E niente, siamo qui sulla torre. Meraviglioso, ragazzi, meraviglioso. Io starei qui tutte le mattine solo a considerare la fatica che abbiamo fatto salire ieri sera. Cioè, ieri sera fatica, non so se sapete cos'è la fatica. Io dopo ieri sera, non so quanta salita, ma è molto molto, diciamo, alto qui e quindi anche la camminata per qui insomma è stata abbastanza sentita dopo la cena. E però ce l'abbiamo fatta, io col frontalino top, ero convintissima, felicissima di utilizzare il frontalino. E niente, è stata una bella camminata. E poi molti sono tornati a casa, non sono rimasti a dormire, solo pochi eletti e coraggiosi sono rimasti a dormire. E è stata proprio una bella serata, bellissima, cioè la rifarei, tipo, quando la rifacciamo? Domani? La rifarei sempre, perché è stata proprio una bella serata. E la potete fare? Non lo so, se si può fare, diciamo che non c'è un campeggio, come avete potuto vedere, ci siamo accampati noi, quindi non è un servizio che danno così a tutti, però magari lo potranno rifare. Questo castello, vi ricordo, si chiama Castello di Acqua Fredda, si trova nel sud Sardegna e magari se vi interessa potete richiedere anche voi di pernottare al castello, perché è veramente un'esperienza unica. Guardate qui che meraviglia, bellissimo. Si scende, abbiamo preso baracca e burattini, la mia fantastica meravigliosa borsa grandissima, ci stanno cose che potete farci il weekend assolutamente, c'è anche la tenda dentro e sacco a pelo, per dirvi quanto è grande questa borsa. E adoro, abbiamo lavato il viso con le bottigliette d'acqua. Con quali bottigliette d'acqua? Con e quelle che abbiamo riempito di acqua del rubinetto per fare il congelatore. Meraviglioso. Questa è la strada, per farvi capire, adesso dobbiamo scendere qua giù. E, insomma, è super 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 ripida. Infatti, se avessi la fotocamera che posso attaccare alla testa, mi farei vedere tutto il percorso, però siccome dovrei tenere in mano il telefono, penso che cadrei. Vi faccio vedere l'inizio e la fine, spero, insomma, a salvo. Queste sono le mura. E avremmo potuto dormire anche qui, nella foresta, praticamente, no, foresta no, nel boschetto. E, però abbiamo deciso di salire ancora più in su, ho fatto adesso questa strada, e sudare ancora un po' di più, insomma, perché non bastava. Però guardate che bello anche qui, bellissimo. Guardate qui che meraviglia. Cioè, sembra tutto immobile, tutto fermo, proprio incantato, fermo. Meraviglioso, bellissimo, veramente. No, ma io non me ne capacito, a me piacciono troppo queste cose, vi farei il video di ogni angolino. Cioè, guardate che bello questo angolino. E questa è la stradina per scendere. Bellissimo. C'è anche una pianeta rinfrescante, effettivamente stare qui è fresco in questo momento, è più fresco qui che su in alto. Infatti sta benissimo. Adesso sta proprio bene, si è alzato anche il venticello, si respira. E si continua a scendere. Lì ci sono c'è il baracchino per fare i biglietti per salire al castello quando è aperto. Adesso è troppo presto, dormono ancora tutti, quindi adesso è ancora chiuso. Però se volete venire a visitare il castello, potete, lì appunto si fanno i biglietti per entrare.
Ragazze, si torna a casa. Finita l'esperienza di dormire in un castello, è stata meravigliosa. In realtà vi ho detto mi addormento in un bosco, mi sveglio in un castello, perché pensavo proprio che ci saremmo addormentati qui nel bosco, poi saremmo saliti su nel castello. Essendo notte il castello non si vedeva, quindi sarebbe stata una sorpresa svegliarsi poi al castello. In realtà abbiamo proprio dormito al castello. Quindi addormentati al castello, svegliati al castello, meraviglioso. Ciao castello, grazie per averci ospitato questa notte e grazie a voi ragazze per essere stati con me anche oggi, mi ha fatto davvero tantissimo piacere. Se questo video ti è piaciuto lascia un mi piace, iscriviti al canale se ancora non sei iscritta, ci farebbe tanto piacere, vero congiunto? Ti farebbe piacere? Farebbe piacere anche al congiunto. Io ti aspetto su Instagram, mi trovi su cristina.varone e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!